I finger food perfetti? Sicuramente con i bocconcini di sfoglia non potrete sbagliare. E quando si parla di antipasti di sfoglia, a che cosa si pensa subito? Ai rustici leccesi. In questa ricetta la pasta sfoglia ospiterà un ripieno di besciamella, pomodoro e mozzarella. Cosa stiamo aspettando? Prepariamoli subito. Questa ricetta è super facile, però a volte serve un'idea, no? Quindi io sono qui per proporvela. La prima cosa da fare è quella di stendere due fogli di pasta sfoglia, che siano quadrati o rettangolari oppure rotondi, fa lo stesso. Gli ingredienti caratteristici dei rustici leccesi sono besciamella, sugo di pomodoro e mozzarella, che ho già fatto sgocciolare in frigo per una notte in modo che si asciughi molto bene dal siero. Per il sugo di pomodoro mi raccomando, non utilizzate la classica e pura passata di pomodoro, ma cucinatelo un pochino, quindi fatelo asciugare dal liquido. Aggiungete un po' di sale, un po' di pepe, un goccino di olio, adesso ci aggiungo anche un pochino di origano che non ce l'ho messo. Mescoliamo e voilà! Adesso non dobbiamo far altro che realizzare questi scrigni di pasta sfoglia. Allora vi consiglio di prendere uno stampino, un copapasta rotondo, questo ha un diametro di 7,5 cm, va bene anche un po' più grande, da 10 ad esempio. Realizziamo delle sagome, o meglio dei disegni, senza tagliare la pasta, così in modo da avere un'idea sulla distanza tra un ripieno e l'altro, e vedrete che sarà anche più semplice ottenere i rustici. Una volta realizzati i disegni, farciamo quindi sulla base, mettiamo un cucchiaino di besciamella. Io utilizzo sempre la besciamella senza burro, che vi invito anche a guardare la ricetta di riferimento. Un cucchiaino di pomodoro. Qualche dadino di mozzarella asciutta. Procediamo in questo modo. Ora dobbiamo chiudere la sfoglia, quindi ci serve questo foglio e lo utilizziamo come copertura, così. Rimuoviamo l'aria da ogni ciuffetto di impasto. Ora con il copapasta realizziamo i nostri bocconcini di sfoglia. Li sistemiamo qui, vi faccio vedere anche come sigillare al meglio i bordi facendo il giro con i rebbi di una forchetta. Sistemiamo sulla placca da forno. I ritagli, chiaramente, quelli della pasta sfoglia, non si possono reimpastare, però si può riutilizzare per ottenere degli altri salatini, come in questo caso, anche se sono brutti, comunque i salatini di sfoglia sono sempre buoni. Ultimo passaggio, spennelliamo la superficie con un po' d'uovo sbattuto, un pizzichino di sale. Questo passaggio serve per rendere la superficie molto lucida e brillante. Inforniamo subito, vi consiglio il forno in modalità statico a 220 gradi per circa 15-20 minuti, eventualmente se la superficie diventa troppo scura abbassate di 20 o 30 gradi in base al vostro forno. I rustici leccesi non possono certo mancare nelle rosticcerie pugliesi ed adesso sono sicura non mancheranno neppure nelle nostre tavole. Vedete come si presentano, sono molto invitanti. La sfoglia è cotta perfettamente. Wow, adesso si sono anche un pochino intiepiditi, quindi ovviamente la mozzarella non fila, però se li servite subito, ancora quando sono caldini, sicuramente la mozzarella sarà super filante. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Con questi finger food conquisterete il palato dei vostri commensali.